Siamo qui con Sir Pippo Romanò, trascinatore del Nuovo Molinazzo, vincente in Mastercup. Avete vinto il derby 4-3, l'avete vinto con merito, avete fatto un grande primo tempo, tu hai segnato due grandi gol, uno in spaccata di destra, una punizione magica da metà campo, insomma, meglio di così non poteva andare. Dai, noi siamo contentissimi, era l'ultimo trofeo che ci mancava, siamo contenti di averlo vinto, secondo me abbiamo meritato, anche se loro alla fine potevano fare qualcosina in più. Ho portato lui apposta perché volevo fargli i complimenti. Lui è il preparatore dei portieri, colui che ha avuto li ha rotti tutti prima, poi però ha addestrato bene l'ultimo, che non è un portiere, e quindi il merito è anche suo. Io mi diverto a fare il tifo, perché a giocare non sono buono. Diciamo che fare il tifo a loro è sempre un piacere, prima perché sono nostri amici, secondo perché dai, fortunatamente anche i risultati, non sempre, ma spesso ci supporta. Dai, che andiamo bene. Una grande curva oggi, anche con tanto di fumogeni, coreografie, bellissimo, grandi cori, insomma, Molinazzo. Ci hanno portati indietro di 3 anni, quando venivano tutte le domeniche con i fumogeni, adesso hanno finito i soldi. Anche perché mancava un po' troppo un trofeo in casa Molinazzo. Mancava da 3 anni. Okay, forse il Super Bowl. Sì, perché ha vinto due volte. Beh, diciamo due anni verdi, uno sicuramente abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati. Non me lo ricordo più, tanto tempo che è passato. Quindi ci presentiamo l'anno prossimo per vincere il campionato, lo dico adesso. Esatto, bisogna. Poi io cambio squadra, fra 15 giorni. Scusa, questa è una bomba di mercato. No. Insomma, l'anno prossimo si punta forte a vincere il campionato, che ormai. Noi ci puntiamo tutti gli anni, poi alla fine tutti lavoriamo, tutti abbiamo i nostri problemi, abbiamo delle flessioni, quest'anno ne abbiamo avuta una abbastanza importante. E bene o male tutti gli anni, anche quando non lo vinciamo, arriviamo sempre lì a 5-10 punti dalla prima. Noi ci proviamo sempre, poi il Castelletto è fortissimo, appena vinte regionali, anni verdi non devo dire niente, l'Imbiate è forte, sono tutti forti, secondo il Cesna è sempre forte, sono 4-5 squadre, noi certo che partiamo almeno per provarci, speriamo. Partiamo con la voglia di stare insieme. Il Super Bowl c'è o no quest'anno? Che noi volevamo fare il Super Bowl. Ci sarà immagino anche sostenere la curva, insomma. Grazie per questa stagione, complimenti per la vittoria in Master, complimenti per i gol, complimenti per il tifo che avete mostrato anche quest'oggi, e grazie mille. Grazie mille a voi.